alla ricerca di fortuna, di occupazione, qui o nel sud della Francia, ebbene questa casa di provvidenza fu il frutto di una straordinaria, bellissima sinergia tra tre singolari, splendide figure, padre Giacomo Viale, Ludwig Winter e Friedrich von Kleuben. Ludwig Winter si può considerare, insieme a Charles Garnier, la personalità straniera che si è adoperata tantissimo per trasformare il volto, la fisionomia di Bordighera. Charles Garnier e Ludwig Winter si possono considerare senza tema di smentita coloro che hanno reso Bordighera una città ricca di attrattive, estremamente incantevole. Uomini ricchi di genio e di generosità. Talvolta capita così di trovare felicemente, contemporaneamente, in un'unica persona genio e generosità. Ludwig Winter, il giardiniere di Heidelberg, ma che giardiniere? Un giardiniere con la G maiuscola per il vasto, robusto bagaglio culturale in ambito agronomico, paesaggistico, ecologico, si formò come apprendista presso gli Embury. Fu grande amico ed estimatore di padre Giacomo Viale. Lui non aveva una grande fede, il nostro Winter. Si riconosceva nel Dio natura, ma la sua alta tempra intellettuale e morale di uomo fecero di lui una persona che credeva profondamente nel valore dell'amicizia e della solidarietà. E l'altro tedesco che abbiamo citato poc'anzi, anch'egli grande estimatore, ammiratore di padre Giacomo Viale, il pittore tedesco, anch'egli del Baden-Württemberg, Friedrich von Kleuben, lui cristiano luterano, appassionato di pesca, venne a Bordighera per la prima volta nel 1879, stabilì la sua dimora a Villa Banana nel 1884, nella città alta, vecchia, a pochi metri di distanza dal largo della Maddalena, e di padre Giacomo Viale disse era considerato un santo. Ricordiamo che la figlia di Friedrich von Kleuben, Frida, fu membro molto attivo della comunità luterana, della chiesa in via Vittorio Veneto, ceduta dai luterani ai valdesi, che ancora oggi l'hanno in uso. Questo avvenne negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, e sposò, se non erro, Frida, la figlia di von Kleuben, Alessio Romano, zio della grande Lalla Romano, poetessa scrittrice di grande fama e valore, morta nel 2001 all'età di quasi 95 anni. E si potrebbe continuare con un elenco assai nutrito di queste opere visibili compiute da padre Giacomo Viale insieme a questi stranieri, visto che il tema di questa conferenza, che non vuole dilungarsi eccessivamente, vuole essere così una panoramica per non oltre 40-45 minuti. Al termine avrei piacere, se siete d'accordo, di vedere anche delle immagini e poi spazio a domande, riflessioni, provocazioni e quant'altro, spero non cose cattive contro di me. Ecco, sarebbe lungo l'elenco delle opere visibili compiute da padre Giacomo Viale con questi stranieri. Beh, pensiamo anche alla chiesa di Montenero, dedicata alla Vergine Maria, a cui padre Giacomo era particolarmente legato e devoto, consacrata l'8 dicembre del 1904, ampliata nel 1907, su queste colline di Montenero ricoperte da palme, vigneti, fiori, fra il rezzo balsamico dei pini, come dissero alcuni contemporanei. Ebbene, il campanile fu donato dal di anzi citato anglicano Clarence Picknell, e la comunità britannica, attraverso il banchiere Edward Berry, nipote dello stesso Picknell, donò poi un assegno di 1000 lire. Quindi il nostro padre Giacomo Viale riusciva a convincere con la sua giovialità, con la forza del suo messaggio, con la forza del suo operato, persone di varie nazionalità, persone di vari convincimenti, credi religiosi.
un uomo, si diceva poc'anzi, umilissimo, modestissimo. Tutto ciò che aveva, che ha avuto, lo ha donato agli altri, ai più poveri, ai più bisognosi. Aveva un'alimentazione molto frugale e anche il suo giaciglio alla canonica, il suo materasso consisteva, piccola parentesi, in un sacco imbottito di corde, alcune pietruzze, foglie di grano turco e aghi di pino, e come cuscino aveva 2 o 3 libri. La sua vita è stata una vita proprio di penitenza e di mortificazione. Molti, anche cattolici sinceri, ferventi, gli dicevano: ma padre Giacomo, ma lei deve dormire sul materasso, a me sta bene così, non voglio altro, il materasso l'abbiano i miei poveri, i vecchi poveri, gli affamati, i bisognosi. E a proposito di vecchi poveri, è anche ricordato padre Giacomo Viale per l'ospizio San Giuseppe per i vecchi poveri di padre Giacomo, che vide la luce nei primissimi mesi, gennaio-febbraio del 1912. E ancora una volta questo fratin riuscì a coagulare, a formare intorno a sé una squadra davvero eterogenea e singolare. Certo, c'erano notabili del luogo, la famiglia Moreno, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci che, a proposito di Moreno, fu il cavaliere Francesco Moreno, facoltoso Bordigotto, che donò il terreno a padre Giacomo, su cui poi si sarebbe costruita, di fatto si è costruita, la chiesa dell'Immacolata Concezione qui di Borgo Marina, di Bordighera Bassa, la chiesa della Terra Santa. Quindi ci furono notabili del luogo come la famiglia Moreno, ma ci furono immancabilmente Clarence Bicknell, la moglie di Sir Thomas Hanbury, il russo professor Basile Yaroshenko e sua moglie, la signora della nutrita comunità britannica Anne Hamilton, i fratelli Leopoldo e Giulio Jung, ebrei italiani di origine tedesca. Parentesi, a Bordighera abbiamo una via intestata a Leopoldo Jung. Se c'è una via, vorrà dire che costui qualcosa di significativo, di positivo ha fatto, penso io. E ci fu la collaborazione energica, fattiva, del giovane figlio ingegnere di Ludwig Winter, Rudolf, il quale fece i lavori della costruzione dell'ospizio gratuitamente. Insomma, e non dimentichiamoci anche il cavaliere Adolf Ernst dell'omonimo sontuoso albergo, uno dei più prestigiosi alberghi di Bordighera, io oserei dire della Liguria di allora. A proposito di Ernst, svizzero di formazione calvinista, molti dicono anche massone, era anch'egli grande amico ed estimatore del nostro padre Giacomo Viale. Siccome padre Giacomo Viale era un uomo in continua attività, in mille faccende affaccendato, non stava mai fermo, era solito dire: lavoro più io che l'hotel Ernst. Questo per dire di questa vita, di quest'uomo originario di Airole, mentre il dotto Barnabita, padre Giacomo Viale, era originario, padre Giovanni Semeria era originario di Coldirodi, a lungo contesa tra Ospedaletti e Sanremo dal 1956, se non erro, frazione collinare di Sanremo. Come poteva essere Airole o Coldirodi nell'Ottocento? Airole nel 1830, quando nacque Eufratin, minuscolo paese alle spalle di Ventimiglia. Certo, non c'erano le strade asfaltate, non c'era la possibilità di usare le auto e i motorini, non c'erano le corriere ancorché scassate, polverose, no? Bisognava ad orso di mulo, i più fortunati, se no macinare, come di fatto fu nel caso di padre Giacomo Viale e di tanti altri
cittadini di questi luoghi macinare ogni giorno decine di chilometri a piedi per raggiungere Ventimiglia, Bordighera, Imperia, facendo sosta di un po' di qua, un po' di là. Una vita dai ritmi frenetici, incessanti, come dai ritmi frenetici e incessante fu la vita del dotto barnabita padre Giovanni Semeria, originario di Col di Rodi. Al medesimo nucleo familiare di Giovanni Semeria appartenevano illustri personaggi come Francesco Rossi, uomo politico votato al socialismo, docente universitario, avvocato, penalista e sindaco di Bordighera dal 1901 al 1907. E fu proprio Francesco Rossi, socialista, quando i socialisti governarono Bordighera, proprio negli anni che ho detto, dal 1901 al 1907, a dare del filo da torcere a padre Giacomo Viale, a togliergli le decime parrocchiali, a togliere il compenso all'organista, a cambiare il nome delle vie e delle piazze che potevano avere un riferimento, chiaro riferimento religioso, bisognava cambiare, insomma. Poi lo stesso Francesco Rossi, a distanza di molti anni, riconobbe in parte gli errori compiuti da giovane, ma riconobbe a padre Giacomo Viale una grande forza, onestà intellettuale e la capacità di dialogare con persone di varie idee. Ed ebbe a dire lui, socialista laico, convintamente laico, la vita di quest'uomo fu davvero la vita di un santo. Se lo dice un socialista laico, beh, c'è da credere anche a lui. Poi il figlio di Francesco Rossi, Paolo Rossi, morto nel 1985, esponente socialdemocratico e nel dopoguerra ministro della pubblica istruzione e presidente della Corte Costituzionale, e la giornalista Irene Brin, ecco, era parente di padre Giovanni Semeria. La grande, bella Irene Brin, all'anagrafe Maria Vittoria Rossi, morta abbastanza giovane nel 1969, originaria di Sasso, frazione di Bordighera, donna di grande cultura, intelligenza e stile. Il padre era generale, mentre la madre era una studiosa ebrea di origine austriaca. E a quanto pare fu la madre che le trasmise l'interesse e l'amore per le lingue straniere e le trasmise pure la passione per la letteratura. Divenne famosa Irene Brin come giornalista, pubblicando articoli sulla rivista Omnibus di Leo Longanesi, dell'editore Leo Longanesi, che ebbe il merito, per così dire, di attribuirle lo pseudonimo di Irene Brin. Grande fu il suo amore di Irene Brin per Bordighera, come molti di voi sanno. Mi piace ricordare queste 4-5 righe da lei scritte nel 1965, quindi lei ripercorre a grandi linee la storia di Bordighera, una prima guerra mondiale, una seconda guerra mondiale, e alla fine di questo discorso ebbe a scrivere: passarono i bombardamenti, le occupazioni, le inevitabili volgarità del dopoguerra numero 2. Certo, anche Bordighera è stata un poco guastata dalla speculazione edilizia, dagli snack bars, dalle pensioncine economiche, dalle radio, dalle TV a voce spiegata, per quanto molto meno che altrove. Nata distinta, Bordighera resta distinta, affascinante suono di vocali e consonanti, affascinante evocazione del passato. Ecco, questo scriveva la grande Irene Brin di Bordighera nel 1965.